Ascolta, Signore, la nostra preghiera per i nostri fratelli infermi. Ascolta la nostra preghiera per tutti gli ammalati che ci appartengono, o per vincoli di sangue o per vincoli di amicizia. Il profeta raccomanda di ricordare a Dio nei momenti del bisogno e delle malattie. Il re Asa è rimproverato nelle scritture perché nella sua infermità aveva fatto ricorso soltanto ai medici, si era affidato unicamente ai medici per il recupero della salute. E il Signore gli dice, appunto perché tu hai confidato unicamente nei medici e non hai fatto anche ricorso al Signore, entro l'anno morirai. E così fu. Il Signore vuole che noi ricorriamo ai medici, ma non totalmente ai medici. Quando noi siamo malati, il primo ricorso deve essere fatto al Signore, e dobbiamo essere noi malati e noi che siamo attorno agli ammalati a insistere perché il Signore ci guarisca delle nostre infermità. Poi facciamo venire il medico. Figlio mio, ti ammali, dice il Siracide, piega le ginocchia e prega l'Altissimo, perché ogni guarigione viene da Dio. Lavati, cioè confessati, poi offri fior di farina in sacrificio, fatti la comunione nella celebrazione eucaristica, e poi fa passare il medico. E allora prima prega, poi confessati, poi fa la comunione nell'eucaristia, poi fa passare il medico, perché anche loro guariscono, anche loro guariscono. Ma la guarigione viene dal Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo pregare noi per dominare le nostre malattie. Non lasciamoci in balia dei nostri mali, ma dobbiamo gestire i nostri mali, mettendola davanti al Signore, perché il Signore li guarisca. Aiutiamoci con i medici, perché anche essi sono stati creati da Dio, ma non confidiamo unicamente nei medici e nelle medicine, confidiamo nel Signore e nella forza della preghiera. Chi è malato, dice la Scrittura, chiami i presbiteri della Chiesa, pregano su di lui, lo ungono con l'olio e Dio guarirà gli ammalati dalla loro malattia e se sono nei peccati li assolverà. Questo avviene nel sacramento dell'unzione degli infermi, ma deve venire sempre nelle piccole e grandi malattie. Dobbiamo usare l'unzione della nostra preghiera, fare una preghiera unta di Spirito Santo per guarirci da tutte le nostre infermità e per aiutarci gli uni gli altri a vincere tutte le infermità nella fede. Elia, dice Giacomo, era uno come voi, eppure chiusi i cieli e aprì i cieli. Anche voi nella fede potete aprire i cieli e chiudere i cieli. Abbiamo questa fede nella preghiera comunitaria, nella preghiera di tutti i fratelli, nella preghiera nostra, e abbordiamo la malattia o facciamo una terapia d'urto sulla malattia, non tanto con le medicine, quanto con la preghiera, quanto con i sacramenti. Amen.
redimete, dice il Signore, i vostri peccati con l'elemosina. È un modo per redimere il peccato, che non abbiamo abbastanza davanti ai nostri occhi. Soccorro dei miseri, fare opere di misericordia, dare l'elemosina. Questo è un modo per redimere i peccati, per essere assolti dai nostri debiti. Per cui vi raccomandiamo, chi più si sente peccatore, di redimere anche in questa maniera il proprio peccato. L'elemosina che costa, non l'elemosina che non costa, perché è sacrificio gradito a Dio.